Serie A 1986-87, 23 marzo 1987, 22esima giornata tra Fiorentina e Milan termina 2-2. Clamoroso al vecchio comunale di Firenze, i rossoneri sul doppio vantaggio e dopo aver sprecato diverse occasioni, nella ripresa si fanno raggiungere dalla viola. Il team di Nils Liedholm si porta sullo 0-1 con un colpo di testa di Nanu Galderisi ed in seguito chiude la prima frazione sullo 0-2 grazie ad un rigore di Pietro Paolo Virdis. Nella ripresa il primo squillo toscano è di Celeste Pin, che risolve un mischione in area milanista, mentre a 15 minuti dalla fine Alberto Di Chiara trafigge Giovanni Galli con un potente sinistro che termina la sua corsa sotto l'incrocio dei pali e sigilla il definitivo 2-2.